per la 13ª puntata di Tennis in Umbria ci troviamo al Tennis Club Colombella in occasione delle finali dei campionati regionali di quarta categoria maschile, femminile e doppio maschile. 35ª edizione, poi parleremo diffusamente anche di questa storia, di questo bel torneo che tra l'altro anticipiamo contato ben 279 iscritti, credo che sia un record per l'Umbria assoluto veramente in qualsiasi tipo di manifestazione tennistica che si sia svolta almeno credo dal dopoguerra. Comunque a parte questi discorsi vediamo l'aspetto agonistico. Allora i primi vincitori di quest'anno sono quelli, contrariamente come succede in altri tornei, qui è stata invertita anche l'ordine, prima la finale del doppio maschile e poi le finali del singolare. Vincitori del doppio maschile Stefano Mazzi e Paolo Bando, le due conoscenze vecchie tra virgolette ovviamente del tennis umbro, perché almeno a questi livelli loro hanno calcato da tempo la breccia e sono ancora ottimi giocatori. Allora Stefano Mazzi nonostante tutto è riuscito a vincere ancora. Ogni tanto ci proviamo, no? Quando c'è un po' di tempo giochiamo e qualche volta va bene, qualche volta va male. Appunto, quello nonostante tutto era appunto riferito al fatto che poi magari se uno non fa il professionista, tennis fa anche le altre scelte nella vita, quindi magari non c'è più il ritmo di prima. Esattamente, proprio questa differenza tutta lì. Il tempo, gli spostamenti, tutto quanto, il lavoro ci toglie un po' di allenamento, però è importante divertirsi. E sentiamo appunto Paolo Bandoli, che anche lui ha giocato il singolo, tutti e due hanno giocato il singolo, vi siete ben comportati, ma forse questa volta c'era qualcun altro più forte in tabellone. No, io il singolo non l'ho giocato, proprio perché essendo diminuito il tempo e le ore dedicate al tennis non ero fisicamente preparato per il singolo, quindi ho giocato solamente il doppio. Aspettavate questa vittoria in doppio? Non ce l'aspettavamo, ma giochiamo sempre per vincere, quindi non siamo gli ultimi arrivati, più o meno la nostra carriera di doppisti l'abbiamo fatta anche a livelli un pochino più alti, per cui ci stava, ecco. Abbiamo intervistato i vincitori, adesso i finalisti, Michele Chiucchiù, quello più giovane, e Andrea Pucci, un po' meno giovane, però anche lui sempre sulla breccia. Avete disputato il singolare, com'è andata in singolo? Il singolare io non ho giocato. Non hai giocato il singolare? No, perché avevo altri impegni sportivi, agonistici, in altri tornei avevo. Sì, tornei a squadre con sottoscritto e basta. Siete arrivati a sorpresa un po' in finale del doppio? Sì, abbiamo avuto un po' di fortuna, due partite non disputate, poi un doppio difficile in semifinale che nonostante tutto abbiamo vinto bene. E in finale dopo è stata una partita un po' meno combattuta, un po' perché loro sono molto bravi e noi ci abbiamo dato il massimo, dai. Ricordati appunto chi ha battuto in semifinale, una coppia importante. Sì, Martini Militi, sono bravi, infatti anche loro storici nel doppio. E noi abbiamo giocato bene. Adesso non mi sbaglio, Andrea Pucci il singolo l'ha giocato, se non erro. Sì, il singolo l'ho giocato, ho battuto un D1 che è classifica superiore a me, che è anche di casa, Bovini Davide. Poi ho perso con il finalista che adesso sta giocando la finale, quindi io, per me è andata molto bene. Anche in doppio a sorpresa in finale, con questo bravissimo giovane che farà strada e arriverà a categorie superiori. E in finale, per colpa mia che non ho giocato proprio bene, ho sofferto un po' il caldo, i primi caldi, e quindi potevamo lottare un po' più, ma loro erano più forti, i giocatori di esperienza. Dicevamo 279 iscritti, un lavoro enorme, come comunque Giuseppe Grelli, il presidente del Tennis Club Colombella, lo svolge in maniera piena, totale e soddisfacente, perché arrivi sempre fino in fondo con soddisfazione di tutti i partecipanti, dei giocatori, degli arbitri, del pubblico. Sì, è vero, hai detto bene Sergio, 279 incontri dà un po' la misura di quale sforzo, di quale impegno ci sia stato in questi 20 giorni. Pensa, mi sono divertito a contare gli incontri. Vengono ancora però alcuni, ne devo disputare, perché tu sai che quest'anno con la nuova formula bisogna finire anche il tabellone degli NC. Alla fine del tutto verranno fuori 274 incontri. Se tu pensi che nel nostro piccolo circolo siamo riusciti a organizzare una cosa del genere, quest'anno sfruttando anche un po' i campi in erba sintetica, è uno sforzo incredibile. Abbiamo battuto tutti i record delle precedenti manifestazioni
e siamo contenti e soddisfatti. Ti voglio aggiungere una cosa, che tutto questo si è svolto in questi 20 giorni, soltanto oggi, soltanto l'ultimo giorno abbiamo utilizzato l'acqua per innaffiare i campi, quindi questo ti fa capire in quali condizioni siamo scesi in campo, sia di notte che di giorno, proprio una cosa, è stata veramente allucinante, perché la pioggia ci ha massacrato veramente, e quindi siamo soddisfatti. Come ricordavi tu, è la 35esima edizione e siamo orgogliosi appunto di questa 35esima edizione, meritava appunto questo successo. Io ringrazio tutti i giocatori che sono venuti. Sai che quest'anno con la nuova formula del provinciale di Terni sono venuti 8 da Terni, 8 per il maschile e 2 ragazze, quindi praticamente è un successo veramente regionale. E di questo bisogna dare anche merito a chi l'ha inventati, che l'abbiamo inventati noi negli anni 70, ma è stato Carlo Galassi. Allora passiamo subito la parola a Carlo Galassi, che è stato presidente per parecchi anni del Tennis Club Colombella. 1970, prima edizione, poi diceva Giuseppe ci sono stati 3 anni di interruzione, comunque in tutto 35 edizioni consecutive sempre a Colombella. Sì. Direi che la grossa soddisfazione è di vedere tutta questa gente che si iscrive, addirittura gente che ha protestato perché si erano chiusi 2 o 3 giorni prima, potevamo avere 200 iscritti. Secondo me è il torneo più grande d'Italia, penso, è uno dei più grandi d'Italia. Soddisfazione immensa per me, ma anche per il circolo, per Peppe che è stato tanti anni mio secondo e adesso porta avanti il lavoro in maniera egregia, eccellente, lui anche il consiglio. E quindi un'edizione così, oltretutto si vede a giocare anche dei giocatori di un notevole livello, forse ai nostri tempi era un livello più basso, forse era più pareggiata la cosa o meno. Però la prima edizione, mi ricordo, è che vinse un che poi è diventato maestro, vinse Fiorenzo Ferrante che era di Terni. E io e mio fratello vincemmo il doppio e quindi praticamente ritornando questi di Terni ha ripreso i campionati regionali umbri, tutto qui. Bene, e con Giuseppe appunto abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda il torneo, ma il Tennis Colombella vive tutto l'anno. Sì, in effetti noi come attività ne facciamo più d'inverno con 2 coperture che d'estate. Il clou della nostra attività è appunto questo torneo che ci dà, è un pochino il fiore all'occhiello. Io ringrazio tutti i giocatori che devo dire che quest'anno sono stati particolarmente corretti, non c'è stata una discussione, non c'è stato niente. Ringrazio voi della carta stampata che ci avete seguito tutti i giorni e ringrazio il mio braccio destro che è il giudice arbitro. Cenciarini Riccardo, che senza di lui non sarei riuscito appunto a portarli a termine. Le ultime battute del presidente Giuseppe Grelli, che appunto ha introdotto con Riccardo Cenciarini, giudice arbitro, di una manifestazione grandissima. Come diceva Giuseppe, ha piovuto spesso, siete andate a finire alle 2, alle 3 di notte, insomma un'avventura di altri tempi. Sì. Dunque questo ci ha portato molto difficoltà, il tempo specialmente, però come siamo riusciti, diciamo grazie anche a tutta l'organizzazione qui di Colombella che ha messo a punto i campi subito, istantaneamente, appena i campi erano praticabili, subito abbiamo iniziato a giocare. Devo dire che quest'anno è stata un po' dura perché la gente ne è venuta tanta, il tennis sta riprendendo, c'è un po' di diatriba perché la gente ne viene molto, però gli impianti incominciano a essere un po' insufficienti. Però qui a Colombella hanno 2 campi in sintetico e siamo riusciti a portare avanti questo tabellone. Grazie anche adesso anche al computer abbiamo potuto approntare dei tabelloni elettronicamente che ci ha molto aiutato. Ringrazio io Beppe, come dice lui, io se non c'ero io non si fa, ma certamente se non ci fosse Beppe Grelli non si potrebbe realizzare una manifestazione di questo genere.